Buongiorno amici, bentornati sul canale. Kind reminder, gentile sollecitazione potrebbe essere la traduzione e questo potrebbe essere il titolo del video. Di cosa voglio parlarvi oggi? Voglio dirvi che siamo a metà luglio 2022, siamo in una situazione di calma piatta. Mi spiego, sembra che tutto vada più o meno bene, la pandemia ci hanno lasciato stare, sia in Italia che all'estero più o meno si vive quasi in tranquillità, quasi. Sembra che ci sia lavoro, sembra che le cose vadano bene. Sì, c'è la guerra in Ucraina, ma sono passati 4 mesi, quindi dopo tutto, insomma, anche sta guerra sembra che non sia chissà che, c'è un po' di inflazione. Ma c'è il bel tempo, non ci sono più Green Pass da far vedere, sembra tutto abbastanza calmo. Ma mi viene da dirvi una cosa, questa potrebbe essere la famosa calma prima della tempesta, anzi, questo potrebbe, lo dovremmo sostituire con questa deve essere, perché ci aspetta un autunno e ovviamente un inverno di merda, a prescindere che voi siate in Italia, in Inghilterra, in America, quello che è. Ci arriverà addosso una palata di merda. E l'obiettivo di questo video è farvi riflettere e farvi non farvi abbassare la guardia. E anche darvi una svegliata, datevi una mossa, cazzo, dovete svegliarvi. Questo è l'obiettivo di questo video. Dovete darvi una svegliata. Se siete in Italia, se avete dei dubbi, se avete pensato per mesi e anni di andare all'estero, seguite questo canale, bene o male siete in linea con quello che dico. Non vi trovate così bene in Italia, siete quasi pronti ad andare, però state pensando, beh, magari lo faccio l'anno prossimo. Datevi una svegliata, non potete aspettare l'anno prossimo. Siamo a metà luglio, avete circa 2 mesi, forse, di operatività. Perché poi quando arriverà ottobre, novembre, chissà cosa può succedere, potranno chiudere per diversi motivi, varianti di Omicron, Centauro. Si inventeranno qualche altra stronzata di pandemia, oppure sarà la guerra, oppure sarà la crisi energetica, la siccità, il caldo, il freddo. Tutto potrebbe succedere questo autunno. Possiamo solo prepararci al peggio. Quindi dovete darvi una mossa adesso. Se avete il dubbio, se pensavate di andare all'estero, siete più o meno pronti, però insomma, magari quest'anno no, andiamo al prossimo. Io, nel vostro interesse, vi consiglio di valutare. E questa potrebbe essere l'ultima chance valida per andarsene, perché senza fare il disfattista, non mi piace essere come certi personaggi online che dicono: sta per arrivare la crisi finanziaria del secolo, dovete fare quello che vi dico io. Ah, se non vi preparate adesso, sicuramente adesso crolla tutto. Non sono uno che ha mai fatto questi tipi di diagnosi o questi tipi di previsioni, perché sono previsioni stupide, che ovviamente se continui a dire che arriverà una crisi, lo fai per 15 anni, poi prima o poi ci becchi. È come un orologio rotto, 2 volte al giorno ti dà l'orario giusto, ecco. Quindi, però siamo in una situazione adesso che secondo me, senza nessuna malizia, questa potrebbe essere l'ultima finestra di opportunità per andarsene, perché sta per arrivare veramente tanta merda. E nel momento in cui arriverà uno tsunami di merda, preferirei essere in Irlanda. Non so se vorrei essere in Germania, però comunque essere in Italia, ecco, non è di tutti i posti al mondo, in Europa, forse non vorrei essere in Italia, perché qua va sempre peggio. Sì, va sempre peggio. Ovviamente questo è un video dedicato a chi ha gli occhi aperti, almeno c'ha un occhio aperto, non tutti e due, però se siete ancora convinti che farsi le perette, spegnere la doccia, no? Farsi solo una doccia a settimana perché bisogna spegnere i condizionatori perché c'è la guerra. Se siete di quel tipo di persone, probabilmente già non seguite questo canale. Ma se lo siete, levatevi dalle balle, andatevi a seguire Mentana e qualche altro canale per indottrinati, ipnotizzati dalla propaganda. Quindi, ecco, tutto questo per dirvi. Questa estate, questi 2 mesi che restano, un mese e mezzo che restano, potrebbero essere la vostra ultima chance per levarvi dalle palle, perché poi questo inverno sarà un disastro, ne succederanno di cotte e di crude e, ripeto, se io fossi in voi, preferirei affrontare lo tsunami di merda, magari su un'isoletta, come potrebbe essere l'Irlanda, ma forse probabilmente preferirei essere anche in Spagna, cioè stare in Italia è. Capite, siete nel laboratorio dell'MVO, nel laboratorio
del World Economic Forum. L'Italia è l'eccellenza per quanto riguarda la schiavizzazione del popolo occidentale. Avete visto cosa hanno fatto in 2 anni e mezzo e cosa potranno fare ancora nei mesi che arriveranno. Quindi, per chi volesse andarsene, vi ricordate un anno fa vi raccontai la storia di Marco, ragazzo che si trasferì a giugno e adesso ormai è già un anno che lavora in Inghilterra, c'è il suo bello stipendio, sta valutando anche di cambiare lavoro, di guadagnare ancora di più, eccetera, è in affitto, è indipendente economicamente. Per esempio, giusto per fare un esempio, lui l'ha fatto un anno fa. Dopo un anno, se tiriamo le somme, si trova in una posizione ottima. Se fosse rimasto in Italia sarebbe ancora qua a prendere schiaffi, guadagnare 4 soldi e non avere nessuna certezza, e probabilmente si sarebbe dovuto fare anche tutte le schifezze che il generale Figliuolo consigliava nei suoi hub. Invece, essendo andato altrove, ha potuto farne meno. Quindi, insomma, più aspettate, più titubate, più rischiate di prenderlo in quel posto, perché queste finestre di opportunità, l'anno scorso c'era appunto da maggio a fine settembre. Quest'anno siamo già a metà luglio. Quanto volete aspettare? Quanto volete aspettare? Cioè, siete in una nave che non è che affonda, è già sott'acqua. Riuscite a respirare perché avete probabilmente la bombola d'ossigeno, che possono essere i risparmi dei vostri genitori. Siete a casa con la mamma, avete un lavoro che vi paga il minimo per sopravvivere, ma questo ossigeno finirà. E potrebbe anche succedere che non finirà gradualmente, e quindi potrete valutare quando provare a riemergere andandovene all'estero. Potrebbe essere che arriverà qualcuno tipo Mario Draghi, Ursula von der Leyen o qualche altro pezzo di merda di questi che vogliono decidere il nostro futuro, che con delle grandi forbici vi taglierà l'ossigeno, il tubo, e quindi tutte le vostre riserve, no? I vostri risparmi, le vostre certezze potrebbero scomparire con lo schiocco di un dito. Quindi meditate, se siete titubanti, andare o non andare, io comincerei a chiedermi per quante volte ancora pensate di posticiparlo, perché qua è una questione ormai di sopravvivenza. Andare all'estero non è più una questione di vado all'estero perché voglio guadagnare di più, perché voglio qualche soldo in più, voglio godermela, voglio avere quel qualcosa che l'Italia non mi dà. Ormai andare all'estero è sopravvivere, è sopravvivere, perché anche all'estero ci sono problemi, ma non nella scala che ci sono in Italia. Quindi qua è una questione di sopravvivenza. Se non riuscite a capirlo, se siete così tonti, così cretini da non averlo ancora capito, se siete così stupidi da essere quelli che sono pronti ad andare a farsi la fila al lab per la quarta volta, se siete quel tipo di persone, ovviamente questo video non servirà, io non posso risvegliare gli zombie, le principesse le addormentate, così chi è sotto un effetto di uno spell, di una magia, di un'ipnosi, è impossibile da svegliare. Ma chi è parzialmente sveglio e si sta insomma un po' intorpidito, magari questo video vi può aiutare. Datevi una mossa, levatevi dalle palle, fuori dall'Italia. Ciao.